Abbiamo il nostro appuntamento fisso annuale e si ritorna indietro di 20 anni. Non ci voglio pensare, invecchiamo tutti, ma su col morale e voglio ripescare i 5 film del 2003 che più mi hanno segnato. Pellicole che passano dallo spettacolare al memorabile, ma sono tutte più o meno sullo stesso livello. Questa volta vi voglio belli partecipi, perché dovete scatenarvi sotto con opinioni sulle mie scelte e inserendo nei commenti anche le vostre scelte soprattutto. Si comincia con la mini lista e abbiamo Kill Bill volume 1. Partiamo con la marcia alta e buttiamoci su Tarantino. Ero uscito dal consumo incessante di puntate di Dragon Ball e mi ritrovo con altri scontri epici, dove i pensieri, gli sguardi, l'intesa, anche fra i duellanti, sono aspetti vincenti del volume 1, molto più dei combattimenti veri e propri, vi dirò, e questo si ripresenta anche in volume 2. Viviamo in un mondo in cui le attrici si dicono che finalmente possono ritagliarsi lo spazio per ruoli d'azione, quando nessuna si ricorda di quanto è iconica la sposa di Uma Thurman, dal vestiario alla camminata fino alle sue espressioni beffarde. La maledizione della prima luna. Negli stessi anni dei capitoli del Signore degli Anelli c'è stata una scommessa vinta su tutti fronti. Un ottovolante tratto da un'attrazione che diventa uno tra i blockbuster più amati di sempre. Il primo Pirate dei Caraibi è insuperabile, non c'è stato nessun sequel pronto a eguagliarlo. Personaggi irresistibili, il carisma travolgente di un Johnny Depp, Jack Sparrow, che cambia completamente la traiettoria della sua carriera. Poi effetti speciali da urlo col marchio inconfondibile dell'industria Light and Magic e un mix di avventura, commedia e horror che ancora oggi rimane perfetto. Big Fish. Tim Burton con uno dei migliori titoli della sua filmografia, senza ombra di dubbio. Il lato più romantico del regista che si lascia andare, assieme a Ewan McGregor e al compianto Albert Finney, in un viaggio spettacolare, autore di lacrime davvero genuine. Colori mozzafiato, trasporto emotivo, creano un connubio sensazionale che non conosce limiti e impedimenti di sorta. Produzioni così, credetemi, non si fanno più. Così come Io non ho paura. Gabriele Salvatores azzecca qualsiasi cosa e dal romanzo di Nicolò Ammaniti sforna un film memorabile sul serio. Ho sempre avuto paura da ragazzino per Io non ho paura, un controsenso micidiale che però rappresenta il punto di forza di questa preziosa fatica del regista. Da un minuscolo borgo rurale del sud Italia ci si perde in distese di campi che possono diventare una prigione, e il lato thriller emerge senza freni alcuni, tanto da rimanerne spiazzato e sordito. Dovevo per forza includerlo e farvi capire che anche l'Italia la sua parte l'ha fatta durante la mia crescita. E abbiamo la quinta, ultima ma non meno importante scelta dalla Corea, Old Boy. Sapete, sono del 92 e mi divoravo Space Jam, filmoni e filmacci di Schwarzenegger e Stallone, John Woo trapiantato in America, Broken Arrow e simili, Disney a profusione e grandi blockbuster d'epoca, possiamo dire d'epoca, alla Braveheart, Titanic e Gladiatore. Poi mi arriva il primo vero film orientale visto in vita mia, non so se prima di Dark Water di Nakata, Audition di Mike, ma siamo in quel periodo. Dovevo espandere la mia conoscenza cinematografica, l'ho fatto con un Park Chan-wook diventato in pratica mentore per me, una guida che mi ha indicato la strada per un cinema alternativo che poteva darmi tanto e poteva emozionarmi e sorprendermi come mai prima d'ora. Tra violenza stilizzata ma d'impatto, location anguste, terrorizzanti, poi protagonisti in attesa di essere giudicati e soppressi e colpi di scena da capogiro, abbiamo un film da annali e che non mostra il fianco in nessuna delle sue componenti. Rivisto anche al cinema, mi sembra 2 anni fa, è sempre magia con Park, c'è poco da fare. Siamo giunti alla conclusione, una rapida occhiata qui che mi ha riempito il cuore di gioia, non potevo trattenermi dal realizzare questo video. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti, riportate i vostri film del 2003, vi aspetto. Un saluto e un abbraccio carissimi seguaci del Rakata Film. Ciao, alla prossima!